Grazie per essere venuti, è una bellissima immagine quella di voi con al collo tante medaglie. Attraverso le vostre vittorie fate conoscere una realtà che ogni giorno in silenzio si adopera per permettere a tutti di vivere in prima persona lo sport. Con queste parole l'assessore Caterina Del Bianco accoglie i ragazzi di AISPOD, di ritorno da una sesta edizione del campionato italiano di bocce svoltosi dal 17 al 19 aprile scorsi a Roseto degli Abruzzi. L'assessore allo sport e il sindaco Massimo Seri hanno accolto i ragazzi che si sono distinti nella disciplina delle bocce e del nuoto. Oggi qui alla Concordia ci tenevamo a chiamare i nostri due Manuel, Manuel De Marco e Manuel Anniballi, che sono due ragazzi che giocano a bocce e che ci riportano tantissimi risultati. Ad aprile hanno vinto i campionati nazionali di bocce, sia coppia sia singoli, e quindi ci sembrava importante chiamarli qui in comune. Quello che ci terremo a sottolineare è l'importanza del lavoro che con l'associazione AISPOD si fa in questo territorio, perché c'è veramente un'attenzione al mondo della disabilità. È veramente importante, io ringrazio veramente questa associazione che lavora in silenzio e nelle bocciofile dove magari nessuno va mai a vedere, invece sono veramente emozionanti anche i loro allenamenti. Sono ragazzi con disabilità che si allenano integrati con altri ragazzi e quindi questo è veramente ammirevole. Ringrazio veramente anche il San Cristoforo, la bocciofila che li ospita, l'allenatore Romolo Giovannini e veramente tutta l'AISPOD per il lavoro che fa. Oltre ai due Manuel oggi sono presenti altri ragazzi, sono Sebastiano, Lisa, Alessandra, Riccardo, Jacopo e Elia, che oltre alle bocce si distinguono anche nel nuoto e nel tiro con l'arco, quindi era importante per noi farli conoscere alla città, perché il mondo dello sport, come risponde sempre in modo eccezionale a tutte le iniziative della città, deve avere questa attenzione per il mondo della disabilità. Gli otto ragazzi hanno ricevuto dalle mani del sindaco e dell'assessore Del Bianco un piccolo riconoscimento per ringraziarli del loro impegno e della loro costanza negli allenamenti. Un grazie è andato anche agli allenatori e ai genitori che ogni giorno rendono possibili i loro successi. L'associazione AISPOD veramente quest'anno è non strafelice, ma di più, nel senso che siamo veramente soddisfatti dei nostri ragazzi, per cui io come presidente non posso dire che soltanto grazie a questi ragazzi, grazie e grazie anche ai loro allenatori, grazie a chi li ha cresciuti fino adesso, a chi li ha portati a questi risultati, grazie anche all'amministrazione pubblica che tutti gli anni comunque li ha voluti qua, alla Sala della Concordia, per riconoscere il valore non solo a livello sportivo ma anche comunque come persone.